Buonasera e ben ritrovati al campo sportivo di Sezze per questa seconda semifinale del torneo Basket Colli. Sono adesso al centro del campo, presentati in maniera spettacolare dallo speaker le due formazioni che daranno vita a questo serrato confronto, ovvero sia Los Angeles in maglia nera e gli Scugnizzi in maglia rossa. Sono schierati già i due quintetti, sono in transizione, riparte velocissimo il numero 7 D'Amico, che assist per De Angelis, questa percussione poi scarica dal fondo fuori per questa tripla meravigliosa da parte di Marco De Angelis. Con Marco De Angelis sfida nell'uno contro uno di Canazzi e poi riesce ancora una volta a cambiare ritmo. Ha avuto un'ottima lettura difensiva, è rimasto fermo con il corpo, ha subito sfondamento, tiro da tre punti che è stato depositato con molta delicatezza, ma in difesa non ci sono proprio. Devono ringraziare che questo contropiede è stato condotto in maniera un po' troppo laboriosa, ma alla fine efficace. Frieri, che prova a organizzare questo nuovo possesso della sua squadra, riceve il pallone, poi meravigliosa azione da parte del numero 3 degli Scugnizzi per De Bellis, niente da fare, rimbalzo di Tranelli che riesce a mettere dentro. Scugnizzi che adesso provano il tiro da tre punti con Frieri, che ha perso tempo, non è riuscito però a concludere a canestro, cosa che invece fa molto bene dall'altra parte Tracitto, che segna, subisce fallo e andrà in lunetta con il tiro libero supplementare da parte del giocatore dei Los Angeles. Adesso tutto solo, ha tutto il tempo per prendere la mira e poi Carboni scarica nuovamente il pallone fuori, azione un po' laboriosa ma riporta ancora una volta in vantaggio i Los Angeles, che però non ha trovato il canestro. Adesso giravolta e arresto e tiro, perfetta questa azione di Frieri, farsi luce. D'Amico che poi scarica a Marco De Angelis per Picanazzi, rimbalzo importante e poi lo stesso Picanazzi che è rimasto sotto canestro, più uno questa volta a favore degli Scugnizzi. Adesso le due squadre si avvicendano al comando di questa partita. Adesso De Angelis per Carboni, pallone che adesso viene messo fuori, il tiro e il bel canestro. Riparte adesso Vincenzo De Angelis, si mette in proprio, vuole fare tutto da solo, poteva scaricare dal lato debole e viene convalidato perché era in azione da tiro il canestro di Vincenzo De Angelis. Adesso, anzi no, è il prossimo fallo che però non viene fischiato dai due arbitri. Ostinato De Answer Frieri. Vediamo se riuscirà la squadra in maglia rossa a produrre un ultimo efficace attacco per ritornare nuovamente in partita. Inizia con il piede giusto, non si riesce più a trovare canestro adesso sia da una parte che dall'altra e finalmente si riesce ad andare a bersaglio. Questa volta è Tracitto, in precedenza della prima sfida sotto questo punto di vista. Ancora una volta Gloria in questo suo tentativo da tre punti, fa male, molto male questo canestro alla squadra degli Scugnizzi e dunque possiamo dire che a questo punto i Los Angeles hanno compiuto la propria missione, hanno vinto questa partita. C'è stato intanto quest'ultimo tentativo da parte di Vincenzo De Angelis, esce con l'onore delle armi la squadra degli Scugnizzi, che hanno comunque giocato una partita sicuramente dal punto di vista dell'intensità agonistica molto positiva.